Apprendere e condividere la malattia oncologica, questo è il titolo del convegno promosso oggi dalla LILT sezione provinciale di Catanzaro. Ad aprire i lavori della prima sessione, avente come tematica di riferimento i racconti e le emozioni degli operatori e dei malati, l'avvocato Concetta Stanizzi, presidente della LILT sezione del capoluogo di regione. Beh, la LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, si promuove prevalentemente la prevenzione oncologica, che è quella ovviamente di evitare che il cancro arrivi e ove mai dovesse arrivare di scoprirlo prima possibile. In questa esperienza il LILT però abbiamo avuto modo di vedere che siamo riusciti a volte a stanare la malattia, però insomma la notizia di chi apprende di avere la malattia, sebbene diciamo in fretta o comunque in anticipo, abbiamo notato che ci sono state delle reazioni piuttosto strane e differenti. C'è chi si è messo a piangere, c'è chi si è ammutolito, c'è chi non riusciva a tornare a casa per paura di dirlo ai propri familiari, c'è chi addirittura era da solo perché non era sposato, non aveva figli e quindi dice: non so a chi rivolgermi. C'è stata la figura anche dell'extracomunitaria che mi ha molto segnata, di chi si trova in Italia per fare il lavoro da badante e quindi cercare di aiutare qualcun altro e deve lasciare il lavoro per potersi curare. Sono state situazioni che a noi, sebbene noi siamo riusciti a stanare la malattia, lo ripeto, ci ha trovato veramente molto, molto in difficoltà, perché abbiamo capito che iniziava per loro, per queste persone, un percorso molto delicato, molto difficile, e abbiamo pensato quindi di condividere con loro sicuramente la malattia, ma soprattutto organizzarci confrontandoci con i medici, con gli infermieri, con le istituzioni, con gli enti. Abbiamo avuto questo momento di riflessione proprio per capire perché a volte la malattia è una malattia che ovviamente ti allontana e invece noi vogliamo sempre di più riavvicinarci perché è una malattia che riguarda assolutamente tutti. Relatore d'eccellenza per la sessione mattutina è il professore Francesco Schittulli, presidente nazionale LILT, che ha curato una lettura magistrale sul tema La prevenzione vince il tumore, evidenziando i risvolti positivi della prevenzione primaria e il bisogno di essere ascoltato del malato oncologico. Beh, noi abbiamo fatto della prevenzione il nostro cavallo di battaglia, non da ora ma da sempre. Sappiamo che la prevenzione è l'arma vincente messa a disposizione di ogni cittadino, di ogni persona per vincere il cancro. Sappiamo che la prevenzione può essere fatta, deve essere fatta da ogni cittadino, ma deve essere messo il cittadino, la persona, nelle condizioni di eseguire questi esami, questi controlli per vincere il cancro. La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori ha 395 ambulatori su tutto il territorio nazionale dedicati alla prevenzione. Oggi si guarisce nel 61% dei casi dal cancro, soltanto 30 anni fa si guariva nel 40%. Oggi però potremmo guarire l'80% delle persone se facessimo prevenzione, cioè se facessimo diagnosi precoce. Diagnosticare un cancro in fase iniziale garantisce la guaribilità perché quel tumore, quelle cellule maligne in fase iniziale hanno un grado di aggressività molto basso, un indice di malignità molto basso e il processo di metastatizzazione, cioè che quel tumore possa diffondersi, è pressoché nullo. Durante la mattinata tante le occasioni di confronto e le relazioni degli esperti, tra questi il responsabile di chirurgia senologica dell'azienda ospedaliera pugliese Ciaccio, dottor Francesco Leone, e la dottoressa in scienze tecniche e psicologiche Amalia Traversa, analizzati i vissuti, le paure e le speranze di profili comunicativi relativi ad un male che, come quello del cancro, destabilizza psicologicamente e fisicamente il soggetto oncologico. A seguire si è svolta la seconda sessione tematica del convegno su qualità dell'informazione e progetto di vita, avente ad oggetto il referto diagnostico in oncologia e le metodologie tra protocolli e pratiche di ricerca.